vicina. In riva al mare guardo ci sei tu. Ti sei canzone come una sirena. Ti guardo perché mai guardato tu. La festa del fritto, giunta al settimo anno, si conferma un successo anche quest'anno, un successo in crescendo, perché aumentate i visitatori anno per anno. Ma effettivamente sì, è così, ce ne sorprendiamo anche noi, ma segno che piace questa sensazione di venire in un luogo effettivamente campagnolo, dove trovi dei ragazzi comuni che comunque si danno tanto da fare per creare qualcosa per gli altri. Quindi secondo me è questo il segreto del successo, quindi il fatto che la gente si avvicina alla nostra festa del fritto. Una festa che, a parte il fritto, ha della buonissima musica, sia per gli adulti con le migliori orchestre di liscio, sia per i ragazzi con il palco secondario e la musica rock, e che ha visto questi tre giorni passare con gare podistiche, raduni, abbiamo visto la partita dell'Italia qui nel grande maxi schermo, ci siamo veramente divertiti tanto. Quindi benissimo così e complimenti all'associazione Quella del Fiume. Delle istituzioni a questi eventi così di quartiere, queste feste, è la testimonianza di quanto un territorio sia radicato anche nell'animo degli amministratori. Beh, questo è la presenza importante, è una presenza che significa riconoscere un lavoro che si fa e portare il plauso dell'amministrazione. E lo dico anche con orgoglio, perché effettivamente, se noi guardiamo anche le città vicine alla nostra, un movimento così importante non si registra. Qui abbiamo tutti i fine settimana, in tutti i quartieri, delle feste organizzate. Anche questa qui, di qui al di là del fiume, che dice tutto, è una festa molto ben organizzata, molto riuscita, con molte partecipazioni. Fra l'altro organizzata in un weekend dove c'erano anche tante altre iniziative. Però penso questa sia la gratificazione più importante per chi lo organizza. E per l'amministrazione è importante, perché significa offrire, dare opportunità di divertimento, di socializzazione, che altrimenti non si farebbero. Ecco, l'aggregazione, questa parola così importante ai nostri giorni, passa anche attraverso il luogo dove si fanno gli eventi. Questo è un luogo che ha subito anche un maquillage, un intervento da parte vostra. Sì, e questo è un aspetto importante, perché altrimenti in molti quartieri non ci sarebbe nulla, quindi è un modo per far uscire la gente, per farla stare insieme, ma è anche un modo per mettere insieme persone che fanno i volontari, che creano anche un gruppo, che poi scopro che in realtà non si ferma solo nell'organizzazione della festa, ma lì si trovano in tanti altri eventi che riguardano anche la comunità, come ad esempio quella di fare in modo che si facciano degli interventi. E qui lo devo dire, anche vengo con piacere, perché lo scorso anno, al termine di questa festa, mi era stata presentata una serie di problematiche. Io mi ero ripreso l'impegno che entro la nuova festa avremo sistemato i giardini qua di Tombaccia. Così è stato, abbiamo risistemato tutta la rete, la passerella nuova, e abbiamo risistemato tutta la parte pedonale. Quindi con soddisfazione abbiamo dato anche una risposta, ma io che dico che doveva essere giusta, doveva essere fatta già da anni. Forse arriva tardiva, ma noi siamo arrivati da poco, però è anche un giusto riconoscimento a chi lavora. Quindi oggi sono sia come sindaco per la festa, ma anche per i lavori che abbiamo fatto. Sul ponticello ristrutturato, appunto, come diceva poco fa il sindaco, ma alle mie spalle la grande protagonista è la musica, e vedete quanta gente sta ballando in questo momento con le note musicali dell'orchestra La Tradizione, a testimonianza che il connubio buon cibo, un bell'ambiente e soprattutto una bella comunità al servizio degli altri è un elemento che funziona. Guardate un po' quanta gente sta passando una bella serata in compagnia della musica e dei propri amici e dei propri cari. Facciamoci così.
presenza che contraddistingue tutte le feste che attraversano l'estate fanese e non, perché insomma sono tanti i momenti in cui entrate in contatto col vostro pubblico. Opel Central Garage ci vuole essere, vuole entrare in contatto con i futuri clienti, insomma le feste sono un veicolo bello. Sì, assolutamente sì, a dire la verità da come avevi iniziato la domanda pensavo che dovessi rispondere sì, ormai faccio parte della mobilia e basta, no? Dell'arredamento. Effettivamente ci siamo, continuiamo ad esserci ed oltre a quello che è chiaramente l'effetto commerciale per noi, come ho sempre detto anche tutti gli altri anni, ci teniamo perché sono veramente feste che aggregano e per noi questo è veramente la cosa importante. La visibilità e comunque far capire che c'è la possibilità di conoscere aspetti delle vetture oppure del mercato in un determinato momento è un po' una carta vincente, diciamo. Sì, assolutamente. Poi quello che ci piace dire, quello che ci piace fare è ormai essere dei consulenti per i nostri clienti, per le persone che ormai sono diventate anche quasi amici, no? A queste feste qua, perché ormai ci conosciamo da una vita. Però diventa veramente importante poter dare delle consulenze, poter dare dei consigli e allo stesso tempo diventa importante per noi che i messaggi raggiungano l'obiettivo e la conseguenza logica è che poi ci vengono anche a ringraziare. Veramente, questo non dovrei dirlo dal punto di vista commerciale, ma anche quando poi alla fine quella che è la cosa più importante, cioè la trattativa finale viene fatta con altre marchi, lo voglio dire, però il cliente ci viene a ringraziare, quindi vuol dire che abbiamo raggiunto quello che è il nostro obiettivo, cioè consigliare il cliente e dargli quindi la consulenza, non tanto solo la vendita. Ecco, magari non sono clienti nell'immediato, ma potrebbero esserlo in un futuro perché si sentono comunque seguiti e consigliati al meglio, al di là di tutto. Sì, guarda, io di questo ne ho fatto la mia professione. Quest'anno, credo, al 31 d'agosto sono 40 anni che vendo automobili. Complimenti. Grazie, e si vede anche dai capelli bianchi. 40 veramente. Anni di indefesso lavoro, come si diceva una volta. Assolutamente. Però questo è veramente... oggi mi sto accorgendo... così con tutto l'orgoglio possibile di aver seminato bene, perché molte persone tornano in concessionaria, ci tornano a trovare e a chiederci anche dei consigli e delle consulenze, quindi questo è molto molto bello. Certo, perché non è tanto il vendere l'automobile, tutto quello che c'è dopo, no? La vendita, l'assistenza, stare vicino al cliente, risolvere piccoli problemi, e questo in voi lo fate molto bene, lo testimoniamo anno per anno quando vi veniamo a trovare. Quest'anno, se possiamo spendere due parole rapidamente su quello che così fate vedere in queste feste, che prodotto è? Ma allora, prodotto chiaramente Opel, e di questo lo dobbiamo ringraziare, ci mette sempre nuovi modelli in continuazione, anche nelle alimentazioni. Il GPL sta prendendo veramente piede, quindi quest'anno in particolar modo qui abbiamo la Carl GPL, quindi l'ultima nata. Fino all'anno scorso esisteva solo nella versione benzina, oggi l'abbiamo anche col carburante alternativo. Anche qui potremmo parlare di tecniche costruttive e andare avanti per ore e ore e ore, perché veramente uno dice: ho venduto la Carl GPL, ho venduto una Carl GPL alla persona giusta, che ha l'esigenza giusta e che ha le motivazioni giuste per quel prodotto. Bene, allora in bocca al lupo e ci rivediamo nelle prossime feste. Crepi, e sicuramente ci vediamo nelle prossime feste. Grazie mille. Ogni festa, se cercate dei palloncini, dovete venire allo stand dell'AWIS, è giusto? Vabbè, non solo verde, di tutti i colori. Ma non solo palloncini, anche solidarietà e solidarietà. Istruire, sensibilizzare. Bravissimo. Siamo nella zona sud di Fano, la zona calda, sud,
tombaccia, camminate, rappresentiamo tantissime realtà che comunque fanno capo all'Avis di Fano, tantissimi donatori, molta generosità a livello senz'altro appunto nell'Avis, ma anche in tanti campi, lo vediamo anche tutte le associazioni che ci sono. È una zona veramente molto ricca, ricca di solidarietà, ricca di persone. Rappresentate un territorio, una parte del territorio fanese che in termini di contributo di donatori dà tanto. Da tanto, è vero. E non possiamo chiedere di più. Prendete carta, penna e calamaio e quando avete bisogno di capire insomma il perché, il come, il quando, il dove, fare questo gesto bellissimo della donazione, venite qui, vi prendete un palloncino e chiedete due informative. E ricordatevi che a disposizione di tutti c'è il punto Avis nel centro trasfusionale. Poi ricordiamo che il donatore è un donatore non solo nel momento in cui dona, ma è sempre uno stile di vita. Essere donatore è uno stile di vita, è uno stile di vita sano, perché il donatore è prima di tutto, oltre che essere colui che insomma grazie al suo gesto dà la possibilità a tante persone di sopravvivere a momenti sicuramente particolari della propria vita, però ha i controlli, è sotto controllo, tante volte insomma qualcuno ha scoperto qualcosa grazie anche al fatto di accedere agli esami di rito dell'Avis. C'è molta serietà su queste cose, proprio non si transige. Quindi tra l'altro prima di tutto va la salute del donatore, nessuno deve pensare che il donatore, la persona viene presa proprio in maniera forzata, perché veramente c'è tanta attenzione verso i donatori prima di tutto, e poi naturalmente siccome da un prodotto molto sensibile c'è tanta attenzione sulla destinazione che e quindi insomma, no. Andate al punto Avis o rivolgetevi a loro quando li vedete nelle feste e in giro per tutta l'estate fanese. Anche il Vespa Club di Fano è un elemento attivo qui alla Tombaccia per questa festa del fritto, e loro oggi, stasera, domenica, sono un po' in scarico delle fatiche. Cosa avete combinato in questi tre giorni? Questi tre giorni è stata dura, perché qui al fritto mangiare di qua e di là, poi organizzare un giretto tra amici, ecco. Così è stata dura, il caldo ci ha sostenuto, perciò insomma è stata un po' impegnativa la cosa. Impegnativa, ma vi siete divertiti? Perché, tanto. Quando abbiamo le due ruote noi siamo nel nostro habitat. Nell'habitat. Poi insomma la forchetta, lo sport della forchetta è dura. Ci vuole, sì, è dura. Le energie si sprecano. Vabbè. Esatto. Senti, però una cosa la dobbiamo dire, in questa occasione avete anche così fatto un raduno che ha voluto rendere omaggio a un vostro socio che non c'è più, però Solly, che sì, tutti lo conosciamo, certo. E questo è stato un momento anche bello nella festa. Certo, ma più che un raduno è stato un ritrovo tra amici, un giretto così per passare la giornata, diciamo, non è proprio un raduno. Abbiamo invitato tutti gli amanti delle due ruote, perciò non c'era solo Vespe, ma tutti gli amanti di chi voleva venire. È stata una bella cosa, ci siamo divertiti, stare in compagnia ci piace, il bello è questo, sono delle piccole cose che fanno piacere. E Solideo da lassù ci guarda penso che si diverte anche lui. Penso di sì, proprio di sì. E quindi è con noi anche se non è con noi. Certo, ma nel nostro cuore c'è sempre. C'è sempre. Mi piace tutto di te, ti guardo. E uno
uno strumento che nelle aree dei contadini troviamo spesso è proprio la lama, il coltello, insomma, e qui abbiamo chi li crea, eccola qua, la ronchetta. Allora, da dove viene? La ronchetta è uno strumento classico dei nostri contadini, in modo specifico dei vignaioli. I vignaioli usavano la ronchetta per le potature e per varie operazioni, diciamo, che facevano in campagna. Era un oggetto versatile perché si prestava, proprio per la forma che aveva, a un uso specifico, e quindi la ronchetta i nostri nonni ce l'avevano sempre in tasca. Lei ha questa passione di farli proprio i coltelli, di crearli da zero. Come le è venuta sta passione? Diciamo che mio nonno aveva sempre un coltellino in tasca e io, quando ero piccolo, avrei voluto che lui mi avesse regalato quel coltellino, e mi diceva: quando sarà te lo regalerò. E così poi, quando fu, io presi questo coltellino, lo tenni con me un sacco di anni e poi decisi: beh, adesso voglio provare a farne uno simile. E poi da lì è partita la passione nel fare. Quanto ci vuole? Quanto tempo ci vuole per creare da zero una lama tascabile? Tipo, insomma, diciamo, in ore di lavoro una di questo tipo, diciamo, con queste incisioni. Sì. Qui c'è il cinghiale, non so se si vede. Qua c'è il cinghiale e di qua c'è la lepre. E questo ci vogliono un 60 ore di lavoro. Di lavoro. Questo oggetto qua, questo è un oggetto unico. Non esistono, non li vende nessuno, l'ho fatto io. E questa è una zanna di fagocero, questa è l'altra parte. È usato come manico, come impugnatura. Sì, diciamo, è uno skinner, serve per spellare. Per spellare. È uno skinner, diciamo, con questa forma, perché chi va a cinghiale sa quanto possa essere utile uno skinner. E poi sul cinghiale ho fatto quest'altri qui. Questo c'ha, ecco, le foglie di ghiande da una parte, questo è corno, e qui c'ha le castagne, così, un motivo autunnale, diciamo. Poi c'è questo, che anch'esso è una testa di cinghiale con la zanna, eccolo qui, anche questo è uno skinner, è molto ergonomico perché si prende bene così. Lei fa tutto, forgia la lama e anche le guance, fa tutto. Tutto, guardi, queste sono in costruzione. Devo fare. Allora, la lasciamo al suo prezioso lavoro. Grazie. Arrivederci, buonasera. Complimenti. Grazie. Quest'anno, a grande richiesta, è tornato il gelato fritto, forse tra tutte le cose che hanno fritto qui in questo stand così goloso, così succulento, la frutta, il gelato è rimasto nella memoria di tutti, insomma, il gelato fritto a grande richiesta. Certo, sì. È stato il primo anno che l'abbiamo fatto, poi a seguire abbiamo fatto la frutta, però il gelato è stato ha spopolato. Stato richiesto e l'abbiamo rifatto. Quanti ne avete fritti questi? Allora, quest'anno ne avremo fritti un migliaio, penso. Un migliaio? Sì, all'incirca. Segreto del gelato fritto? Non si può dire. Come? Siamo venuti qui apposta. Come si frigge sto gelato? Non si può dire. È uno stand omertoso questo, non dicono niente, però vediamolo in tutto il suo splendore. Ecco, che lì che sta immerso nell'olio bollente. A che temperatura deve essere l'olio? Vabbè, non è che abbiamo una temperatura, diciamo, a occhio, sì. A occhio, come tutte le massaie che si rispettino, vanno ad occhio. Voi, quando chiedete una ricetta, una nonna, una mamma, mamma, come dai? Allora, sempre vaghe, non è vero? Si dice mai un po' di questo, un po' di quello. Un po' di quello, però non c'è. Bilance a occhio, a occhio. Va bene, si stanno per dorare. Il gusto all'interno del gelato qual è? Alla vaniglia. Alla vaniglia, che si sposa con... Vaniglia, perché abbiamo visto, diciamo, che è stata la richiesta maggiore, sì.
e poi rimane molto delicato così. Poi sopra mettiamo zucchero a velo e topping o al cioccolato o frutti di bosco. O frutti di bosco, secondo dei gusti. Comunque il gelato è all'interno di una pastella. Questo si può dire? Sì. Ecco, vabbè. Praticamente è una pallina di gelato, poi intorno mettiamo la pasta del tramezzino, la dobbiamo stirare col mattarello. Mettiamo intorno, poi al momento si deve mettere in una pastella e poi si frigge. Che la pastella è l'ingrediente segreto. Quello è segreto. Non, dopo telecamere spente, dopo cercherò di carpire il segreto. Bene, allora attendiamo. Lucci, le feste campagnole saranno chiuse da quella che è la festa delle feste, insomma la cresciamata che insomma penso sia la più annosa di tutte ormai come datazione. Sì, la più vecchia, no, diciamo, perché penso noi arriviamo quest'anno, allora la cooperativa Tre Ponti è nata 33 anni fa, la festa è nata il secondo anno perché dopo alcuni mesi, perciò quest'anno siamo alla 32esima edizione, perciò Fano non vedo feste che hanno, a parte il carnevale, no, ma quella è un'altra cosa, noi parliamo di feste campagnole, perché io mi piace definire Tre Ponti, anche se poi si è accerchiata di centri commerciali, ma una volta Tre Ponti, 32 anni fa Tre Ponti era la campagna di Fano e noi praticamente in quella campagna abbiamo creato questa festa che diciamo che è molto seguita. Quindi la madre di tutte le feste. Sì, la madre di tutte le feste. Poi attraverso la Proloco noi siamo stati bravi a aggregare, no? Aggregare, perché vedete oggi qui al Fritto tantissima gente, sperando che l'augurio che il tempo ci assista. Le previsioni ci sono, però mai dire mai, diceva quello, perché poi no, il Dio cielo ci può riservare qualche sorpresa, però le previsioni sono buone, spero che anche quest'anno la 32esima sia partecipata come le altre, perché noi la nostra festa oramai è pubblicizzata già da sé, perché tutti gli anni noi siamo in concomitanza purtroppo con San Paterniano, il nostro santo, però la seconda di luglio San Paterniano e o becchiamo il lunedì o il giovedì o il venerdì, quest'anno va la domenica e vada per la domenica. Gino, qualche chicca, qualche anticipazione, se ci puoi dare qualche cosa che potremmo vedere? Allora, gli stand, la cresciamata, no? Ma però una telefonata di ieri che uno chiedeva di mo qua è la cresciamata? Non è altro che la crescia rosmarino, però vabbè. Poi, vabbè, gli stand sono noi con le nostre cuoche finché tengono, perché purtroppo gli anni passano, però diceva colui, guai non passassero. Praticamente le nostre donne la cucina che sono brave, perché le donne, quelle di una certa età, voi mi insegnate, con tutto rispetto per le ragazze giovani, però le vere cuoche purtroppo sono quelle che hanno una certa età. Poi tre serate di gran musica, da noi siamo rinomati anche perché abbiamo delle orchestre importanti. Venerdì, giovedì partiremo con una serata dedicata ai nostri amici che usufruiscono delle nostre strutture. Noi tutti gli anni invitiamo tutti i ragazzi che giocano a calcetto, a calciotto, una cena gratuita, perciò sarà la serata dello sportivo. Poi venerdì il grande evento, l'orchestra ormai rinomata, sabato Joselito, domenica Mario Riccardi. Praticamente sono i tre giorni, però non finisci lì, perché noi abbiamo aggregato la nostra arena BCC, lunedì abbiamo il GAF, giovedì 14 DJ Berta per i balli di gruppo, perciò ancora musica, ancora ballo, per chiudere venerdì con le barzellette, il settimo anno di concorso di barzellette, dove avremo ospite Bicio,
gli amici del San Costanzo che presenteranno la serata, perciò è una serata divertente. Perciò quattro giorni che si trasferiscono altri 3-4 la settimana successiva, perciò tre ponti, il piccolo quartiere per 10 giorni, è sempre festa. Coriano, allora anche quest'anno tutti i volontari, no, dell'associazione qui della Dal Fium ha dato il meglio di sé in questi tre giorni. Di la verità, sono bravi. Bravissimi. Che gente che abbiamo, dagli anziani, in mezza età, bambini, tutto. Ci danno una mano incredibile, guarda. Ci danno il gusto di continuare. Già non vedo l'ora che arrivi il prossimo anno, anche se all'inizio era molto pensieroso, insomma, dai, avevamo del venerdì, insomma, qualche inciampo l'avevamo, insomma, no? Fra la notte rosa, il carnevale e compagnia bella, invece ce la siamo cavata bene, poi temevamo per la partita che non venisse nessuno, invece è stato un boom anche lì. Stasera più di così non possiamo avere. Siamo, non ci stiamo nella pelle, dai, siamo. Ogni anno cresce sempre di più questa festa, ma qual è il vostro segreto? Perché la gente vi ama così tanto? Il nostro segreto è quello lì, perché cerchiamo di coinvolgere anche le nuove leve, perché le vecchie leve piano piano finiscono. Se non c'è quella va a finire, insomma, dai. È un gusto che abbiamo ormai per le feste che ci coinvolge, no? Anche il discorso che siamo dentro la Proloco. Finito questo non è che abbiamo finito, abbiamo altri, certo. Andiamo a trovare anche gli amici di Tre Ponti, gli amici di Sant'Orso, gli amici di Ciantinarola, dai, è quello il bello della cosa. Come di consueto, come facciamo tutti gli anni, cercheremo di concludere degnamente prima che veniamo sommersi da questo mare di magliette rosso che sono tutte attorno a noi, fra un po' le vedremo, ma il giusto compendio, il giusto corollario, il giusto ringraziamento a questi ragazzi giovani, non e di svariate età, che contribuiscono tutti a far sì che questa festa sia una delle feste più amate e più ben volute di tutto il panorama estivo a Fano. Sì, assolutamente sì, abbiamo veramente una bellissima forza, no? Tu ti ritrovi una settimana prima dell'evento a chiedere chi è che può dare una mano in un'organizzazione simile. Beh, ti trovi con tante persone che si aggregano e si mettono insieme per lavorare veramente una settimana per dare vita ad un bellissimo quartiere come questo di Tombaccia. Tre giorni perfetti, stupendi, anche se c'era la partita dell'Italia, certo, pensavo, ma magari certo. Gente non arrivava, invece è arrivata tantissima. Ci più. Siamo divertiti, no, non li tengo più, te lo no, dico. No, ma io dico. So, no, voi non lo sapete, ma dietro di noi, dietro a me, sta succedendo di tutto, ce ne stanno facendo di ogni di dita, mani, dappertutto. E finisce come al solito. Ciao da Tombaccia! Supermarket, 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 supermarket.